Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle, parlamentare europeo, che mi raccontava che ha voluto, è stato diciamo, tra i fautori di questa iniziativa. L'Europa adesso guarda da vicino l'accoglienza italiana. Beh, noi abbiamo richiesto questa commissione congiunta, questa delegazione congiunta che siamo presenti qui, la commissione bilancio e la commissione LIB, che è libertà civili, affari interni e giustizia, per far sì che comunque i colleghi delle altre nazioni, soprattutto del nord Europa, capissero cosa succede con l'accoglienza in Italia. Chiaramente non a caso abbiamo portato la commissione bilanci perché c'è tutto un discorso sull'utilizzo dei fondi che noi sappiamo che non è proprio. Quindi li stiamo portando qui. Ieri abbiamo incontrato il procuratore Caltagirone che ci ha spiegato come stanno le cose e adesso siamo qui, stiamo facendo un Mineo, cos'è Mineo? L'Europa sa cos'è Mineo in concreto? Cos'è Allora, stato in Italia? ieri il procuratore Caltagirone ha definito Mineo un caso di Stato, perché se lo colleghiamo con le inchieste di Mafia Capitale e delle intercettazioni che abbiamo sentito, sappiamo che quello che c'è dietro a qualcosa che potrebbe essere positivo, quindi il sistema dell'accoglienza, è diventato un vero e proprio business. Quindi noi stiamo cercando di fare chiarezza, vogliamo un sistema di trasparenza, vogliamo che un centro che dovrebbe accogliere 2.000 persone non ne tenga 4.000 e che ci sia appunto un sistema che sia chiaro sull'accoglienza. Hanno dato Gadda. anche ieri, Serena, dei numeri su questi fondi dell'Unione Europea Sì. che ammontano a 340 milioni per l'Italia, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, spalmati in 7 anni. Però risulta che la spesa dello Stato italiano ammonta a 1 miliardo all'anno. Ieri abbiamo provato a fare un calcolo insieme alla delegazione e abbiamo calcolato che spendiamo circa 1 miliardo nel sistema accoglienza, calcolando appunto tutti i vari centri e Sono i tutte le varie 30 euro al categorie. giorno per 83.000 posti. Sì, calcolando però che ci sono delle situazioni che costano di più, come delle situazioni emergenziali, ma anche per i richiedenti asilo i costi sono un po' diversi. Di Grazie questo Roberta. miliardo su un anno il calcolo è di circa 100 milioni di fondi europei, questo è quello che abbiamo calcolato, ma quello che stiamo cercando di capire è che non, questi fondi probabilmente sono più che sufficienti, il problema è come vengono investiti e in che Grazie, modo. grazie Roberta.